qua stiamo facendo una manifestazione di protesta perché è inconcepibile che l'amministrazione comunale, dopo che con grandissima difficoltà si è riusciti a creare un polo culturale di importanza enorme per il Pigneto, ci si trovi di fronte alla chiusura del cinema, la cosa inconcepibile sotto tutti i punti di vista. Il motivo per cui loro hanno chiuso è stata una situazione burocratica, una scusa burocratica, ma la cosa più assurda è che ci si trovi di fronte a una chiusura che oramai dura da 6 mesi, 7 mesi, stiamo andando quasi per l'anno. Quindi è inconcepibile che ci sia una situazione di questo genere quando al Pigneto c'è fame di cultura, c'è fame di iniziative che possono far crescere il livello appunto di sia di umanizzazione, sia di rapporti umani, con rapporti affettivi con le persone, ma sia appunto di fame culturale. Il motivo per cui loro adesso non l'assegnano è perché sotto banco vogliono creare una situazione per darlo agli amici degli amici, e questo è inconcepibile. Quindi noi vogliamo che il cinema venga ridato a cooperative sociali, ma venga riaperto al più breve tempo possibile, vengono riassunti i lavoratori che sono stati ingiustamente licenziati e penalizzati, e che il cinema possa funzionare alla grande, così come funzionava prima. Noi vogliamo che questo cinema deve riaprire subito, riaprire con le stesse finalità, gli stessi obiettivi con cui è stato inaugurato la prima volta. Ormai sono passati anni da quando questo spazio è stato tolto alla mafia, tolto a chi questo posto lo utilizzava non per il bene comune. E da allora questo cinema ha fatto del bene in questo quartiere. Bene, questo cinema è stato chiuso, inspiegabilmente da giugno è rimasto chiuso. Abbiamo seguito le vicende di questa storia, abbiamo dato per l'ennesima volta fiducia ai nostri amministratori e ai nostri politici, sperando che trovassero immediatamente una soluzione. Una soluzione che in qualche modo era stata segnata con un bando che poi in qualche modo è fallito. Non ci piace la soluzione che è stata individuata, perché la soluzione che hanno prospettato è una soluzione che non è passata per gli abitanti. Hanno deciso loro deliberatamente che questo spazio andasse a una fondazione, a Fondazione Cinema per Roma. Una soluzione che non era stata condivisa e che è una soluzione che presenta molti aspetti di irregolarità e di illegalità. Continuano a dire che è una soluzione fattibile. Bene, noi in realtà non vogliamo scendere nel merito, cioè rimangono i nostri dubbi. Per questo siamo qua oggi, per questo sono state fatte delle assemblee pubbliche e per questo continueremo a mobilitarci. Questo è un microfono aperto, chiunque potrà venire qua e dire la sua su questa soluzione, su questa situazione e quale potrebbe essere una possibile soluzione. Stanno facendo una illegalità, una vera e propria illegalità. Loro non possono, non si può, il comune non può dare a Fondazione Cinema per Roma, perché non è un'associazione. È una società privata. Questo noi non lo permetteremo. Noi vi informiamo che le nostre azioni non finiscono qui, ma vanno avanti. Stiamo chiedendo un incontro con il commissario, perché crediamo che al più presto debba essere riaperto questo cinema e debba essere messo a bando. Abbiamo presentato un atto che chiedeva la riapertura e la messa a bando il prima possibile del Cinema L'Aquila. E però non solo, e che venga istituito un tavolo di confronto con i cittadini del territorio proprio per dare possibilità e garantire la trasparenza e la redazione di questo bando in conformità con quelli che sono i bisogni e le istanze territoriali. Abbiamo inserito anche in questo atto il fatto che sia garantita una continuità occupazionale dei lavoratori, che è cosa che su cui si è sorvolato nel bando che è stato fatto precedentemente. Io sono del comitato di quartiere Pigneto Prenestino e questo problema del cinema Aquila è molto sentito, perché il cinema è l'unico qui in questa zona e quindi ci serve veramente. Da 2-3 settimane ci stiamo riunendo il lunedì, quando il comitato di quartiere si vede insieme per discutere dei vari problemi, proprio diciamo, ci siamo concentrati su questo problema, sulla riapertura del cinema, a quali condizioni. E quindi per 2 lunedì si è formata un'assemblea, l'assemblea per l'apertura del Cinema Aquila, che ha deciso oggi questa manifestazione per far capire agli amministratori responsabili che il quartiere è stanco, vuole che questo cinema riapra, ma naturalmente non a qualunque costo, ma con delle condizioni. Il cinema è nato
perché era un cinema di quartiere, era un cinema sottratto alla criminalità, alla banda della Magliana, e doveva essere un cinema che non solo avesse una programmazione di prima visione con film, quelli che escono insomma, di volta in volta, ma anche aperto per esempio a manifestazioni e diciamo, assemblee di quartiere, oppure alle scuole, la mattina l'apertura alle scuole. Tutto questo deve essere mantenuto quando il cinema riaprirà di nuovo.